Buongiorno. Buongiorno. Stamani una cosa un po' diversa. Vi portiamo a far vedere un po' quello che facciamo quando non siamo, si viaggia. Quando ne diciamo. A dopo. Diciamo che l'entusiasmo questa mattina è un sorriso forzato, tirato, rispetto agli altri buongiorno degli ultimi tempi. Però un bel sorriso che ci dà delle grandi soddisfazioni. A dopo. Bene, molliamo qua il nostro Discovery solo esclusivamente perché siamo alti ancora sopra, non l'abbiamo ancora scaricato e diciamo il nostro terreno c'ha un po' delle parti più basse. Quindi prendiamo il mitico e andiamo su. Ragazzi, ce n'è di erba, eh? Ce n'è anche di piante, ma... Ciao, Kiss! Ciao! Ciao, amore! Ciao! Oh! Eccoli tutti! Guarda! I nostri micetti! Ciao! Ecco, Benny! Qua c'è Pussy. Eccoli qua. Questi sono gli amici di Teddy, gli amici degli ulivi. Vero? Sono i micetti che sono cresciuti qua agli ulivi. Eccoli là. 1, 2, 3. Ne manca uno all'appello, ma arriverà. Ciao, amore speciale. Ciao. Pussy? Ciao! Queste olive iniziano a maturare. Buono! Si va a vedere Abe. Io sono già in due stamane a tagliare l'erba. Ne faccio solo un po'. Faccio solo le stradine, quelle dove sono un po' più pulite, diciamo. C'è ancora l'altalena che mi ha fatto Abe. Ora la vado a provare subito. Funziona sempre, eh? Cioè funziona, è stabile. Queste giornate sono perfette per gli ulivi. Sì, per me, che sono sull'altalena.
Dai, vado a fare qualcosa, sennò poi mi brontola, no? Che si stava meglio qualche giorno fa? Sì, direi di sì. Ecco Abe, versione... Non lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Uff, non fa il benzina tanto. Ok. Siamo passati dal diesel a benzina. Anche quella è cara. Sempre sete hanno, sti motori. Bel lavoro, eh? Ah, si viaggia, si viaggia. Questo live. Tanto vado a fare benzina io. Vieni. Stanco, eh? Io sono appena di pinzia. Sì, ma che ci sono le zanzare ancora a ottobre? Io veramente. Non lo so, eh. Comunque, gente. Comunque, gente. Andava fatto anche questo per forza, eh. Però si stava meglio quando si aveva il sedere sul Land Rover. Sì, guardate che animali che c'è. Sì, qui. Ma tanto si vede, c'è un guarda. Caldo, si suda proprio, è caldo caldo. Sì. Kiss, vieni qua, vieni. Kiss. Ehi. Questo gatto. Ciao. Ciao, sono Kiss. Sono il gattino degli ulivi. E adesso ti do un graffio. E vivo qua con i miei fratelli. E il gatto circense. La guarda. Situazione è questa. No, via. Dai. Oh, io lo so, è ora. Amore, posa il telefono, mi sgraffia. No. Fa le fuse da solo. Amore. Graffiato quasi. No, comunque io sono piena di pinzia. Guardate che lavori. Ecco il cipino. Aiuto, è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra storia. Ma comunque non si viaggia anche fuori strada, metti a scuola questo, proprio. Ma proprio guardatelo là, proprio non c'è niente, però va bene, andiamo a riprendere la macchina! Noi lo sappiamo che voi vi starete chiedendo, ma perché non siete andati su con la vostra macchina? Semplice, perché non l'abbiamo ancora scaricata, c'è ancora tutto sul tetto. Sì, l'ho già detto, sa le taniche, come si faceva a passare se resta attaccata agli ulivi? Va bene, allora se l'ha già detto la Meli, siamo a posto. Noi andiamo a fare la spesa, perché si continua a mangiare anche a casa, e un po' di spesa e poi una bella doccia. Mi ci hanno massacrato le zanzare. A me la schiena, si vede mi si è alzata la maglia mentre tagliavo le. E niente ragazzi, queste saranno le nostre giornate per qualche periodo. Comunque vi terremo aggiornati. Sì, ma oltre questo poi ci saranno tanti lavori da fare anche sulla macchina. Dobbiamo riuscire a ritagliare il tempo, insomma. Dove va lui? Ne vedrete delle belle, cioè. Ma comunque, comunque gente, ci vediamo fra un pochino. A dopo. Ciao a tutti. Siamo venuti a fare la spesa al Lidl, ma la Meri ha fatto una raccomandazione: non andare a guardare l'angolo dell'offerta. Andiamo a vedere come va a finire. Allora intanto prendo il cappello, perché a mano... Ho già visto uscire uno con un bel compressore. ci serve anche un compressore, sì. Sì. Ma è pesa, Vedi, è già presa piena prima oltre la nostra roba. Bene ragazzi. Con questa noi offerte non c'era niente. Noi con questo vi si saluta, perché ora a me mi è presa una gran fame.
mai andare a fare la spesa quando uno ha fame, no? Davvero, eh? Bene, quindi... Però la delusione dell'angolo delle offerte che non c'era niente che ci poteva servire... No, ve lo voglio dire. Ve lo volevo dire. Nell'angolo delle offerte, lo sapete cosa c'era oggi? Il tagliaerba. Cioè, noi si arriva da tagliare l'erba e c'era il tagliaerba. Però ho preso la spazzola per la barra. Qui è importante, importante. Ora vi si saluta perché con tutta questa spesa che abbiamo fatto mi ha presa una gran fame. Quindi voglio andare a casa a farmi la tartar e via. Io cosa ho preso? Lui un hamburger semplice, così. Si può sbagliare. Io tartar. Lui via. Sì, lui mangia le solite cose. A me sono di palato più fine. Non è vero, io mangio. Comunque gente, ci vediamo domani. No, la prossima, fra qualche giorno. Ci vediamo in questi giorni. Ciao a tutti. Ciao.